E allora buon pomeriggio amici di Real Arte e bentornati alla nostra diretta, come ogni sabato a quest'ora vi portiamo in questo viaggio attraverso la nostra meravigliosa galleria, la galleria di Real Arte. Oggi una puntata tutta dedicata ai figurativi top. Sono come sempre tre le pareti che scopriremo insieme in questo viaggio meraviglioso, io vi ricordo che eh, le coordinate sono... Prenotare la vostra opera telefonando al numero che trovate in sovraimpressione risponderà Riccardo e vi darà tutte le informazioni nel dettaglio. Il pagamento 6 mesi a tasso zero oppure, in caso di eh, pagamento immediato, ci sarà uno sconto sensibile che l'area d'arte ha pensato per voi. Quindi, figurativi top, se siamo tutti pronti, io inizierei con la prima opera di quest'oggi. Saluto eh, Riccardo Centralino e il nostro direttore, sempre lì nel suo salottino, pronto ad intervenire per gli approfondimenti, le curiosità sulle nostre opere. E allora, iniziamo dalla, dalla prima, dalla nostra prima proposta di oggi. Eccoci qua, Franz. Borghese. È un quadro che si fa subito, eh, salta subito all'occhio perché è un quadro molto accattivante, un'opera molto bella, molto piacevole, diciamolo, è un'opera assolutamente divertente. Qui eh, Franz Borghese si fa praticamente narratore di una eh, società eh, borghese, è un concetto dell'Ottocento che viene riportato agli anni circa gli anni 70 e eh, qui Franz Borghese trova proprio una chiave, una chiave eh, di, in maschera per raccontare, raccontare l'alienazione, se vogliamo, eh, della, della società borghese e lo fa con eh, una poetica, se vogliamo, satirica e eh, sarcastica. È un, una caratteristica di, questa, eh, di questo stile che evoca, se vogliamo, un... Parallelo con Gross con 8 Dix, e questo è un esempio perfetto. Un esempio perfetto di eh, Franz Borghese, un'opera degli anni 80, circa 70-80. Le dimensioni sono delle dimensioni eh, comunque importanti, 70 x 50, è eh, un olio su tela, è un'opera archiviata. È davvero un un bellissimo esempio di Franz Borghese e di questa sua, eh, diciamo, poetica, se vogliamo, eh, gestuale. Ed è un artista che è entrato nell'immaginario collettivo eh, un po' di tutti. Insomma, è un'opera, sono delle opere che si trovavano tranquillamente all'interno di tantissime case negli anni 70-80, ripeto. Uh, affronta il tema della maschera della borghesia con uh, un fare, se vogliamo, uh, satirico, grottesco. Ecco, non è assolutamente una uh, denuncia, ma è un voler raccontare una, una società borghese in maniera assolutamente particolare. Franz Borghese, 70x50, olio su tela, è un'opera archiviata. Stiamo ancora un po', vedete naturalmente la bellezza dei colori, sono colori molto accesi, molto vivi. È assolutamente un'opera molto piacevole. Eh, a me ha colpito subito, proprio appena il primo giorno di controllo del palinsesto, insomma, è saltata subito al mio occhio perché è un'opera molto molto piacevole e godibile. Borghese. Fonda il gruppo e la rivista omonima Ferro di Cavallo, quindi un, un artista impegnato eh, nel sociale, facente parte del bel mondo romano che frequentava, che eh, conosceva e, e viveva. È un'opera molto colorata, molto simpatica, un prezzo abbordabile, un prezzo giusto, interessante, dimensioni importanti, perché, ripeto, parliamo di un 70 per. 50. Vedete anche il particolare, queste mani eh, grandi, eh, quasi non una caricatura però il gioco tra le varie altezze, le stature di, di questi borghesi, la donna in pompamagna davanti questo cane che eh, quasi in maniera appunto eh, divertente, grottesca, gira la testa quasi di 180 gradi. È davvero un'opera interessante e godibile. Con dei colori straordinari. Franz Borghese, è il primo, la prima proposta di Real Arte di oggi pomeriggio, la prima parete di questa puntata dedicata ai figurativi. Top! E adesso adesso ci spostiamo, andiamo, continuiamo la nostra carrellata e andiamo a scoprire la seconda opera che è l'opera eh, di Renato Guttuso. Su Renato Guttuso. Torneremo anche più tardi perché ci sarà la sorpresa di oggi, la bomba, se vogliamo, inedita del nostro falinzesto. Ci torneremo però perché affronteremo un periodo diverso di Renato Guttuso. Affronteremo gli anni precedenti alla eh, guerra mondiale e qui invece siamo, e eh, adesso andremo a scoprire l'opera all'interno, siamo negli anni, della, eh, negli anni della dolce vita. Renato Guttuso è un artista assolutamente straordinario, un, uh, un viver, un, un artista che è impegnato nel sociale, che uh, siciliano, nato a Bagheria, poi si trasferirà a Roma e nel dopoguerra vivrà assolutamente in maniera intensa, in maniera uh, viscerale, Uh, la uh, dolce vita romana, quindi il periodo uh, legato a tutto ciò che ci ricorda quel periodo italiano meraviglioso della capitale. E qui uh, è come se uh, volesse in qualche modo immortalare un preciso istante, un preciso istante che segue... Uh, forse, anzi quasi sicuramente ha uh, un momento uh, di piacere <ride> condiviso. Come vedete uh, le forme della donna uh, uh, sono delle forme uh, arrotondate, gentili, delle forme uh, così uh, importanti. Lui era un amante, un amante della vita, un amante uh, della, della bella vita e delle belle donne. Guttuso oltre ad essere un artista straordinario, è stato anche un artista, lo ripetiamo, impegnato nel sociale, impegnato nella politica, insomma, eh, una persona che eh, conosce e racconta in questi anni, e siamo nel, negli anni 70, circa una, eh, una, dolce vita, una dolce vita, e lo fa eh, proprio eh, a modo suo, perché eh, secondo Guttuso la pittura doveva essere un mezzo, per uh, raccontare la uh, condizione diciamo, dell'uomo, la realtà uh, umana, ma uh, qui viene fuori proprio un frame, un istante ben preciso della, della, di un momento appunto della dolce vita legato sicuramente al piacere. Andiamo ancora, stiamo ancora un po' su, sull'opera di Renato Guttuso anni 70, 32,5 per 27,5, è una tecnica mista su carta intelata. Volevo far notare, Emanuele, Buon che, che questa carta intelata, tecnica mista su carta intelata, oltre che essere molto piacevole, ha un vantaggio nei confronti di tante altre carte, è archiviata. Noi abbiamo l'autentica la, della Galleria Ferretti e una con la firma di Cottuso. E poi abbiamo l'archivio, quindi la foto dell'archivio che archivia e il numero. E questo è molto importante per le carte, è importante per tutta l'opera di Cotuso, ma per le carte che hanno avuto dei problemi in qualche altro caso, questo è molto importante. Molto Beh, piacevole e quindi vi invitiamo a vederla da vicino perché è veramente piacevole. Assolutamente, tra l'altro vi ricordiamo, telefonate quando volete, quando avete scelto, quando avete capito la vostra preferenza, cioè pronto Riccardo, tutte le info a lui che vi fornirà tutti i chiarimenti del caso, poi saremo noi di l'arte, a venire da voi a casa vostra a farvi vedere dal vivo l'opera e sceglierete voi con calma se eh, farla vostra oppure se eh, farcela portare indietro e resterà qui da noi nella nostra galleria perché tutte le nostre opere sono assolutamente di proprietà, scelte con passione e competenza adesso da Uh, Renato Guttuso, tra, che poi eh, riaffronteremo con un'altra opera, ci spostiamo e andiamo uh, alla terza opera del nostro palinsesto di oggi, della nostra prima parete, è un'opera straordinaria di eh, Salvatore Fiume. Salvatore Fiume, anche lui siciliano, in quest'opera è come se ci aprisse un mondo straordinario su, uh, i suoi, su un suo viaggio, su una sua esperienza probabilmente, su dei personaggi che ha uh, conosciuto, uh, incrociato o uh, così semplicemente uh, con cui ha parlato, ha scambiato delle idee in uno dei suoi tantissimi viaggi, dei viaggi che hanno naturalmente influenzato la uh, sua poetica pittorica. Adesso andiamo a vederla. Uh, nel dettaglio, ecco, Salvatore Fiume l'abbiamo detto, siciliano, passato per Urbino, poi Milano. Ecco, è passato dalla pittura surrealista e metafisica ad una visione, se vogliamo, quasi uh, monumentale di temi fantastici e uh, scene esotiche. Ecco, questo è un ottimo esempio di, in tal senso. Sono dei colori davvero accesi, davvero vivi, tipici dello stile di Salvatore Fiume. È un artista assolutamente internazionale, tenete presente che le sue opere sono state eh, acquistate eh, dal Museo d'arte moderna di New York, ha partecipato nel 1950 alla Biennale di Venezia, ricorderete il trittico Isola di Statue, che poi tra l'altro gli valse la copertina per una rivista, una rivista americana, una rivista eh, settimanale. Chiamata Life, una rivista insomma eh, di, di ampio raggio. Quindi un artista questo ci fa capire quanto Fiume sia davvero conosciuto, conosciutissimo, e poi nel, nei suo, nelle sue opere viene assolutamente fuori la, eh, così, la, la gioia della vita eh, esalta tantissimo le la figura femminile, lo vedete, tutte le donne di Fiume sono davvero molto belle. E qui possiamo passare alla prossima opera, intanto Salvatore Fiume, 54x36, olio su Masonite, firmato in alto a destra, autentico dell'artista, su foto. Bene, continuiamo, continuiamo il nostro viaggio, continuiamo con uh, un'opera che è davvero molto grande, molto bella, un cavolavoro di Cantatore. Guardatela bene perché questa è un'opera che riesce assolutamente a proiettarci, proiettarci dove? Beh, nella sua terra d'origine, in Puglia. Eh sì, perché Cantatore è un artista pugliese straordinario. Eh, il suo obiettivo era un po'... Uh, la ritrattistica e eh, l'esplorazione dei temi storici, tenete presente è amico di Modigliani negli anni che ha vissuto a Parigi, quindi un artista assolutamente internazionale, partecipò al movimento 900 italiano, ecco, questa, i colori sono uh, fantastici di quest'opera perché riesce a raccontarci davvero tutta la luce, tutto il sole che troviamo nella Puglia, guardate è un'immagine chiara, nitida, un pezzo di vita della regione Puglia, è un, potrebbe essere tranquillamente una foto che anche oggi si è in grado di scattare da quelle parti. Il cantatore è eh, una, un artista molto importante, anche lui protagonista alla Biennale di Venezia, questa è un'opera pubblicata sulla linea dell'arte italiana di Guido Ballo, poi magari ci sarà la possibilità di farla vedere, la possiamo anche vedere, la vediamo più tardi senza problemi. Ecco, è assolutamente un capolavoro. Dimensioni davvero molto importanti, mi avvicino per farvi vedere proprio la eh, grandezza, la maestosità delle dimensioni. Adesso se Stefano eh, riesce ecco qua, ad inquadrarmi, vi rendete conto? Io sono all'incirca 1,82 m più o meno, quindi ci rendiamo proprio conto di quanto quest'opera sia anche grande da un punto di vista proprio di dimensioni. Domenico Cantatore, Donna lungo il muro, 1963, 98 x 139, olio su tela. Lo ricordiamo, un'opera pubblicata nella Linea dell'Arte Italiana di Guido Ballo. E abbiamo praticamente finito questo nostro eh, primo eh, viaggio nella, nella prima parete. Adesso, se volete. Vi facciamo vedere bene tutte le opere che compongono la prima parete, le ripeteremo in carrellata e poi naturalmente affronteremo la seconda parete che oggi è davvero, è davvero interessante, è davvero una bomba. Adesso Stefano ci farà rivedere tutte eh, le opere della nostra prima parete, vi ricordo che è la puntata dedicata ai figurativi eh, top, quindi la prima Franz Borghese. Bur Renato Buttuso, Salvatore Fiume e Domenico Cantatore. Queste sono le prime quattro opere della nostra prima parete. Io intanto vi ricordo che telefonando al numero in sovraimpressione c'è pronto Riccardo per darvi tutte le info disponibili, le curiosità, gli approfondimenti sulle opere. E poi, signori, scegliete la vostra preferita, ve la portiamo noi a casa, lo ripetiamo perché ci teniamo particolarmente, si crea anche un rapporto umano tra voi e noi dell'arte, ci conosciamo e vi facciamo proprio vivere da vicino l'opera che avete scelto. Non impegnate nulla. Poi se non siete soddisfatti, cosa? Difficilissimo. Perché sono davvero delle opere straordinarie che Meritano tutta l'attenzione, cioè, la portiamo via con noi e starà benissimo qui a Real Arte. Puntata sui figurativi top. Adesso abbiamo visto la prima parete e ora ci passiamo. Passiamo alla, alla seconda, la prima opera, la numero 6 della nostra parete centrale. Qui iniziamo a uh, salire, a salire uh, di maestosità, di importanza, di bellezza e anche un po', se vogliamo, uh, di prezzo, ma sono davvero delle opere straordinarie e qui abbiamo Ugo Celada da Virgilio. Di quest'opera colpisce assolutamente questa tecnica straordinaria. Guardate proprio uh, la capacità di rendere uh, questa composizione uh, di frutta quasi tridimensionale, sembra che possiamo davvero toccarla, che possiamo davvero prenderla. Guardate eh, nel dettaglio l'uva, eh, la luce come riflette su, eh, su questo grappolo, la luce utilizzata benissimo, questo eh, colore, eh, questa acqua marina davvero eh, così tenue, dolcissimo, che si sposa benissimo anche con... Questa gradazione leggermente più chiara eh, del tavolo di appoggio è davvero un'opera straordinaria. Ugo Celata da Virgilio, formatosi a Brera, è un artista appunto mantovano da Virgilio, che gli ha dedicato anche un, una mostra, un museo biennale di Venezia, più volte. È eh, tra i maggiori esponenti del figurativo. Italiani è uno stile davvero tutto suo, riconoscibile, un po' anomalo anche se vogliamo. Ha fatto parte del realismo magico insieme a nomi del calibro di Schiltian, Cagnaccio di San Pietro, Oppi, eh, Usellini. Sono artisti eh, di calibro davvero eh, importante che hanno raggiunto eh, ormai vette eh, stellari. Qui. Questa è un'opera che non ha nulla da invidiare, il periodo è lo stesso, tenete presente che negli anni 20 e 30 aveva già forse più successo rispetto uh, agli altri ma è davvero un'opera che non ha nulla da invidiare, attenzione perché il prezzo è davvero interessante e secondo noi di real arte ha tanto margine di rivalutarsi, tanto margine di rivalutazione anzi siamo certi che lo farà, poi il direttore magari ci può dare qualche info in più. È importante non fare lo stesso errore che è stato fatto con Rosai no? e con Sciltian, quando due o tre anni fa i quadri costavano molto molto meno e non ci hanno creduto e poi adesso si sono triplicati, quadruplicati. E Ugo Giulietta da Virgilio, come ha detto giustamente Emanuele, ha fatto parte del gruppo di realismo magico in tema a Oppi, Donghi. È l'unico che non ha avuto questa rivalutazione. Noi vi invitiamo a vederlo e ad acquistarlo perché il prezzo è molto interessante. E poi questa è un'opera particolarmente bella, molto chiara, molto, molto bella. Sì, lo dicevamo. Sono dei Quindi colori... eh, chi ama il figurativo, chi ama la natura morte, tranquillamente, questa è un'opera che potrebbe stare vicino anche a una natura morte di De Chirico. Faccio un esempio: assolutamente. assolutamente. Eccolo qua, Ugo celada da Virgilio, composizione con frutta, siamo negli anni 40, le dimensioni sono 60x70, olio su compensato. Tutte le info, telefonando qui da noi c'è Riccardo per tutte, eh, tutti gli ulteriori approfondimenti. Vi ricordo eh, anche la eh, replica di domani alle, sempre alle ore 17 per rivedere in carrellata tutte le nostre opere per chi se la fosse persa oggi pomeriggio stiamo ancora un istante e poi passiamo alla prossima opera della nostra parete centrale adesso possiamo dire che possiamo, avremo quattro capolavori di cui sì. tre, il primo è questo che vedete adesso sono veramente particolarissime e molto, molto, molto di qualità. Assolutamente, assolutamente inizia, iniziamo un po' a scalare la nostra vetta, no? quindi siamo vicini, anzi, iniziamo la parte dedicata alle bombe di oggi, se vogliamo. Iniziamo con Felice, Felice Casorati, questa è un'opera davvero straordinaria del gran maestro Felice Casorati, è un uno splendido esempio di figurativo. È straordinario come l'artista riesce a dare eh, un valore estremo alla forma, ai volumi, ecco, attraverso anche e soprattutto il colore. Poi ci dà davvero, ecco, eh, ci tengo a dire che è un'opera che ha il potere di eh, farci Uh, vivere, di trasportarci quasi in un mondo senza, senza tempo, quasi se vogliamo fantastico, grazie a, queste, eh, a questo gioco di luci, di ombre, queste linee nette che sovrastano poi lo sfondo. È un'opera davvero straordinaria, pubblicata a catalogo generale. Dobbiamo essere onesti e dobbiamo dire che non è alla pari di un Casorati degli anni 40. Ma attenzione, è anche vero che un Casorati degli anni 40 eh, costerebbe, signori, più di 500.000 euro. E non esageriamo nel dirlo. Qui siamo di fronte ad un'opera molto bella, cromaticamente assolutamente piacevole, un'opera del gran maestro Felice Casorati è davvero un pezzo di storia dell'arte e quindi chi è amante del figurativo non può che non posare lo sguardo attento su questa opera davvero straordinaria. Felice Casorati, donna seduta e scodella con le uova, 1900. 61, 70 per 50 tempera su tela Emanuele il caso rati è stato confermato. Caso rati confermato, quindi ringraziamo, ringraziamo il nostro amico che si aggiudica questo quadro. Quindi grazie. Tra l'altro mi dicono mi dicono che il nostro amico è... Giallo-rosso, quindi lo salutiamo e lo ringraziamo. Felice Casorati è andato via, è un quadro davvero straordinario. Ma adesso, ma adesso passiamo a, ad un'altra opera, continuiamo in, nostro, in questo nostro viaggio nella parete centrale. Eh? E ci avventuriamo proprio nel pezzo forte di oggi, Renato Gottuso. Ne abbiamo parlato all'inizio, qui siamo davvero negli anni importanti di Renato. Renato Guttuso. Signori, questo è assolutamente un capolavoro, capolavoro sottolineato più volte. Attenzione, qui parliamo di storia dell'arte pura. Renato Guttuso, un artista straordinario, soprannominato dai eh, compagni d'avventura, dai critici d'arte, insomma dalla bella gente del bel mondo romano che frequentava nel dopoguerra. Sfrenato questo simpatico gioco di parole per raccontarlo, è eh, un siciliano nato a Bagheria e, e la sua terra ha caratterizzato tantissimo i suoi, i suoi lavori. e Oltre che ad essere un grande artista è stato anche un uomo impegnato nel sociale, nella politica, eh, è stato senatore. E, davvero, le sue opere sono davvero straordinarie. Questa, nella fattispecie, è un'opera del 1934. Tutti, tutte le opere di Guttuso degli anni prima e dopo la guerra, tenete presente che sono assoluti capolavori. Qui gli anni sono quelli top. Quest'opera è stata dipinta dal, eh, da Guttuso. Pensate all'età, di soli 23 anni. Questa è un'opera che in qualsiasi galleria importante, direttore, costerebbe sicuramente. 100 mila... da 100.000 euro. 100 euro. Allora, vorrei dire due cose su quest'opera, poi la descrizione che Emanuela fai tema, è la prima carrellata, ma dopo ci soffermeremo un po' di più. Primo, è pubblicata a catalogo generale nelle prime pagine, perché è un quadro del 33, questa è un'opera che ha. 90 anni di fatto. Ma vi rendete conto di avere un, un Guttuso del 34, e 33. Cioè, tutta bella la produzione del Guttuso. Ma questo è il Guttuso giovane che voleva spaccare il mondo. Guardate i rossi, che colori, che splendidi, che pennellata del maestro. Cioè è una cosa. Io quando l'ho visto per la prima volta ne sono rimasto orgoglioso di averlo acquistato. È una cosa incredibile. Le etichette che poi vi faremo vedere nella seconda tornata che sono dietro a questo quadro, importantissime, vecchissime, con le firme del, del maestro. È una cosa incredibile. Il quadro è un capolavoro. Inutile dire altre cose, non a caso nel catalogo regionale, ripeto, è pubblicato molto bene e è pubblicato nelle prime pagine. È guttuso che dava già il pensiero agli altri artisti che lo conoscevano che sarebbe diventato quello che è diventato un grande artista del realismo italiano Renato Guttuso, un grande artista che ha utilizzato tantissimo la sua terra e la sua, eh, diciamo, il suo stile, la sua poetica, la sua dottrina pittorica stava un po' nel eh, ritrarre semplicemente la realtà Uh, in che senso? Nel senso che doveva, secondo Guttuso, la realtà essere di servizio all'arte e l'arte alla realtà per raccontare al meglio la condizione umana. È un'opera, lo abbiamo detto, davvero straordinaria, ci stiamo ancora un po'. Andiamo un po' dentro, continuiamo. In televisione, purtroppo in televisione il rosso non si vede com'è. È, sembra più marrone, mattone guardate, vedete guardate vicino a sto quadro che il rosso è smagliante, è una cosa, i due rossi, tre rossi anzi, ma è incredibile il rosso, io rimango sempre sterefatto. È davvero un quadro che grazie al gioco di luce ed ombre riesce a dare una profondità estrema? Poi c'è, non vorrei sbagliarmi ma appoggiata, qui davvero all'inizio c'è una, una coppola siciliana probabilmente, sembra un cappello, adesso non vorrei eh, sbagliare, però ha ah, tutta l'impressione di essere qualcosa che ci fa pensare no? alla terra di Sicilia, anche perché lo vedete molto bene, questi colori molto caldi, davvero un capolavoro. Stiamoci ancora un po' perché ne vale assolutamente la pena. Signori. Ok, qui l'abbiamo detto, non, senza, senza girarci troppo intorno, qui stiamo parlando di storia. Adesso io vado a, con attenzione a staccare l'opera. Ecco qua, vi faccio vedere le etichette, come vedete. Signori, qui compriamo senza alcun dubbio la storia. Renato Guttuso. Gli anni sono quelli giusti, prima della seconda guerra mondiale. un guttuso che sa farci che sa raccontarci la condizione umana, la realtà, attraverso la... come vedete dall'etichetta, sì. questo è un quadro del periodo milanese di, di Guttuso, infatti era commercializzato dalla Galleria della Nunciata, che era sicuramente la galleria più importante di Milano di quel periodo lì. Beh, lui sotto scrive Milano. La discrepanza tra il quadro e il catalogo generale è che uno lo dà per 33 mentre dietro Guttuso scrive 34. E sotto c'è scritto Milano. È proprio il periodo milanese di Guttuso che poi si trasferisce definitivamente a Roma e porta avanti comunque questo filone di colori. Renato Guttuso natura morta col bosco. 1934, le dimensioni 45x55, olio su cartone intelato. Opera datata e firmata, etichetta della galleria annunciata, l'abbiamo detto, di Milano, pubblicata sul catalogo generale. Bene, adesso da un assoluto capolavoro continuiamo, la nostra, continuiamo il nostro viaggio nella, nella parete centrale. Eh, di oggi un viaggio dedicato ai figurativi top, io vi ricordo ancora la replica di domani, sempre dalle 17 alle 19 e adesso, adesso ci occupiamo di un, altro, di un altro capolavoro, il capolavoro di Ottone Rosai, Campagna 1944, 31,5 x 64,8 sono le dimensioni, olio su Cartone. Qui, l'abbiamo detto, da un capolavoro all'altro, questo è un'opera davvero magnifica di Rosai che ci regala questo, questo paesaggio, questo paesaggio meraviglioso. Tenete presente che Rosai è un artista davvero importante, partecipò al movimento di. Marinetti. Ecco, qui siamo nel 1944. C'è una curiosità che vale la pena così raccontare sulla tecnica di eh, Rosai, una tecnica che è stata definita indietro nel tempo, una tecnica antica. Beh, eh, Rosai mescolava il colore con lattice di fico che faceva un po' da, da collante. Eh, quindi da qui questa, questa particolarità, questa eh, unione di colori, questa, se vogliamo, queste sfumature che riescono però, nonostante tutto, a trasportarci davvero nella realtà. Quindi riesce attraverso la sua tecnica, attraverso il suo... Pensiero di pittore a farci vivere ancora oggi davvero una realtà straordinaria. Senza togliere niente ai quadri di Rosario degli anni 50, i quadri di Rosario degli anni 40 sono nettamente più belli, ma non è che lo dico io, lo dicono tutti. Questo si vede la sua voglia dell'impressionismo francese, si vede proprio questa opacità questo rosai più disteso mentre negli anni 50 abbiamo visto un rosai più duro più incattivito dalla vita quindi il periodo, sono tutti belli i quadri di rosai non discuto ma questi degli anni 40 sono particolarmente belli questo ha, ha fatto una mostra importantissima a Palazzo Strozzi insieme ad altri che rispecchiano questo stile una, un nostro amico a cui faccio gli auguri, tra parentesi, il, il nostro eh, maestro Calisti, che oggi fa il compleanno. Che salutiamo, auguri, salutiamo, maestro. E un'altra persona, che è un amico della Galleria, Daniele, mi hanno telefonato dicendomi che è, è un Rosai che non avevo mai visto così bello. Questo mi ha fatto molto piacere. Eh sì, è proprio così: è un artista che eh, fa riferimento, l'abbiamo detto, alla realtà dell'uomo e lo fa attraverso questi paesaggi, lo fa attraverso le nature morte, delle composizioni con figure. Qui siamo di fronte a un paesaggio meraviglioso, ripeto, che ha quasi questa eh, forza di avere questa magia di riportarci davvero indietro in un mondo forse chissà un po' dimenticato, un po' eh, forse scomparso. È davvero una capacità che Rosai in questo capolavoro ha, ah, e la possiamo vedere tutta e goderne appieno, un capolavoro assoluto. Signori, anche qui, anche qui, compriamo la storia, assolutamente. Me li fai vedere tutti e insieme? E allora li inquadriamo, bene, così i nostri, possiamo dirlo, le nostre punte di diamante di oggi, del nostro viaggio nei figurativi, top, eccoli qua, li vediamo, numero 8, Renato Guttuso, natura morta col bosco e Ottone Rosai, Campagna. Gli anni del Guttuso sono del 1934, Invece, Rosai, Campagna, 1944. Parliamo degli anni davvero straordinari per due opere magnifiche che oggi Real Arte vi propone. Lo ripetiamo ancora una volta perché è importante, non dobbiamo smettere di dirlo, signori, davvero, siamo di fronte a due pezzi. Due opere straordinarie, due capolavori che sono, fanno parte della storia dell'arte. Se qualcuno può, li compri entrambi. Guardateli insieme, che spettacolo! Eh, sarebbe un sogno averli insieme, no? Per tutti, per tutti i collezionisti, sarebbe un sogno avere. Collezionisti che amano il figurativo italiano, avere questi due pezzi di quegli anni di Gottuso e di Rosai è già un top, eh sì. Eh, Adesso Emanuele presenta l'ultimo quadro della seconda parete e poi ridigi tutti i, i nomi. Va bene, allora andiamo, lasciamo i nostri capolavori di oggi e andiamo, ma senza assolutamente, non eh, così, affrontare un'opera un altrettanto bella, un'opera davvero eh, importante. Qui abbiamo Mario Tozzi, Mario Tozzi che è sicuramente, eh, e noi facciamo il tifo per lui, eh, noi di Real Arte perché è sicuramente il più grande artista eh, marchigiano del Novecento. Qui siamo di fronte ad un'opera davvero accattivante, davvero se vogliamo eh, anche un pochettino ruffiana del Tozzi che riesce a regalarci questo andando dentro a vedere bene, riesce a regalarci questo volto eh, di donna dal collo allungato. Eh? Attenzione perché qui siamo di fronte ad un'opera che ha un colore rosa davvero straordinario. Mario Tozzi, vissuto in Francia, amico di Modigliani con cui ha collaborato, ha, ecco, si è lasciato in influenzare, ma in maniera senz'altro positiva, questo torna. Uh, nelle sue opere, qui lo vedete il, questa donna no? dal collo allungato, l'elemento geometrico che non può mancare, tenete presente che questa è un'opera che è stata due volte pubblicata a catalogo generale, eh? quindi questo è importantissimo. E poi una cosa importante dell'opera di Tozzi in questione è che la cornice che vedete, la cornice è una cornice autentica, è la cornice voluta da, dal maestro. Eh? Quindi questo naturalmente aggiunge valore all'opera. Certo, non è, eh, non, non è eh, paragonabile a un Tozzi degli anni 30, ma qui siamo negli anni... Eh, 70, gli anni 78 e è un'opera assolutamente straordinaria, davvero, davvero molto bella, pubblicata due volte al catalogo generale, quindi la marcia in più c'è. Allora, anche questa è un'opera che ho visto dal vivo, perché il rosa di quest'opera, che si chiama Figura in Rosa infatti, fondo Rosa, sì. in televisione sembra lilla, quindi se la vedete da vicino vi innamorerete di quest'opera, è una chicca come la chiamo io. Tozzi è il più grande artista marchigiano del Novecento. Sicuramente le opere degli anni 30-40 sono grandiose, ma il periodo di Suna, di cui fa parte questa, è quello tra virgolette, che piace di più. L'influsso del collo lungo dei modi di anni, dicendo. Ma questa opera è molto elegante, sì. proprio elegante. No. E, dopo aver dire... visto. Due capolavori come quello di Guttuso certo. e quello di Rosai del 30, del 40, questo qui è degli anni 70, ma ci sta alla grande. Assolutamente è un'opera davvero piacevole, lo ricordiamo. È un rosa straordinario. Il più grande pittore marchigiano del Novecento, Mario Tozzi. Cornice autentica scelta dall'artista, Mario Tozzi. Testa su fondo rosa 1.978, 35 per 27 olio su tela. E... Bene, adesso faremo una veloce carrellata prima di passare alla prossima parte della nostra puntata dedicata ai figurativi top abbiamo visto Franz Borghese abbiamo visto un'opera un di Guttuso degli anni degli anni 70 gli anni della dolce vita adesso Stefano ci farà ecco riveder bene le nostre prime due pareti, quindi eccoci qua, andiamo a ritroso nel nostro viaggio. Ecco, lo ripeto così le avete sott'occhio, sotto la prima che vedete è l'opera di Franz Borghese, poi Renato Guttuso, Salvatore Fiume, Domenico Cantatore, poi ancora Ugo Celada da Virgilio e poi continuiamo con Renato Guttuso, Ottone Rosai e Mario Tozzi. Queste sono le prime due pareti della nostra puntata dedicata ai figurativi top mentre stiamo ancora un istante sulla parete centrale, le poi... pareti nere, no? Adesso dovrai sì. far vedere la parete chiara. Esatto, adesso ci avventureremo. Stai 5 minuti ancora lì, siamo ancora qui e poi vediamo la parete poi chiara. Poi passeremo qua alla parete chiara. Bene, adesso ci prepariamo a invece scoprire la terza parete, la parete beige. Ricordo la puntata dedicata ai figurativi top e scopriamo la prima opera della nostra parete beige che è Filippo De Pisis, Vaso di fiori. Anno 1952, le dimensioni 40 x 30, tecnica mista su cartoncino un grande anno il 52 grande anno grazie al direttore chissà perché chissà perché il 1952 è... ma piace a me e ah. a Sgarbi ah ecco perfetto perfetto benissimo allora dicevamo l'opera numero 11 l'opera di Filippo De Pisis vaso di fiori 1952 40x30 le dimensioni tecnica mista su cartoncino ecco caratterizzato da questi tratti veloci, sintetici, questa sbavatura tipica di De Pisis che poi magari affronteremo più nel dettaglio nella seconda, nella seconda tornata di oggi. Stiamoci ancora un po' per qualche istante e poi andiamo a scoprire quale sarà la prossima opera della nostra parete Beige. Qui abbiamo un esempio perfetto di De Pisis, i fiori che tornano spesso e volentieri nella, nelle sue opere. Adesso stiamo ancora un istante e poi passiamo alla prossima opera della nostra parete beige che è l'opera di Mario Sironi. Questa è un'opera straordinaria, parliamo di un'opera, di un capolavoro di Sironi. Vi, mi limito in questa fase a dirvi l'eccezione di, di questa opera di Sironi. È sicuramente, sono sicuramente gli anni, perché qui parliamo di un capolavoro, dei primi anni 40, e poi, adesso Stefano ci eh, andrà eh, dentro e ci farà eh, così scoprire come quest'opera di Sironi è eccezionalmente illuminata rispetto a tutte le altre che, eh, che se poi siete curiosi possiamo anche eh, vederlo nel dettaglio nella pubblicazione, le altre sono tutte più scure, ecco sicuramente più scure, l'eccezione di questa opera, composizione in montagne prima metà degli anni 40, 60x70 le dimensioni, capolavoro di Sironi con questa straordinaria luce che la caratterizza. E adesso passiamo all'ultima opera della nostra parete beige, qualche istante ancora sul capolavoro di Mario Sironi, per poi scoprire quale sarà la nostra ultima opera della carrellata di oggi. Ed è questa qua, l'opera di Valerio Adami, un'opera molto particolare, un'opera che colpisce subito per i colori, per la stesura, eh? omogenea, compatta, le linee. Andiamo a vedere un attimo questa, questa opera nel dettaglio, siamo negli anni 70, dimensioni 98x65, la tecnica è un acquerello su, uh, su cartone. Autentica dell'artista su foto, provenienza dalla Galleria Marconi di eh, Milano. Ecco, questo è un, un ottimo esempio di Valerio Adami, che poi vi racconteremo nel, nel dettaglio. Approfondiremo anche la sua, se vogliamo, poetica. E siamo arrivati alla fine della nostra terza ed ultima. Parete, la parete beige. Concludiamo con Valerio Adami. Adesso rivedremo, adesso rivedremo le tre opere della nostra parete beige. Era il maestro Calisti che ringraziava per gli auguri e faceva i complimenti a Emanuele. Io ringrazio il maestro che ho conosciuto di persona, faccio anche io i complimenti al maestro perché mi ha dato delle dritte. Mi ha dato delle dritte nel nostro primo incontro e io ho apprezzato, uh, direttore, eh, la meraviglia del, delle, sue, delle sue opere che abbiamo qui a Real Arte, anche perché sono marchigiano, quindi eh, ti piace vincere facile, giochi in casa. Quindi saluto. saluto con affetto il maestro, e grazie per i complimenti che servono sempre. Grazie mille. Abbiamo finito il parterre sì. totale. Abbiamo presentato dei quadri, secondo la nostra opinione, di grande qualità e che non dovete acquistare, ma dovete solo prenotare per la visione. A cominciare dalla prima parete, dove um, c'era Franz Borghese, un'opera degli anni 70 del maestro Cuttuso, Fiume una spettacolare opera pubblicata in un libro meraviglioso, meraviglioso che poi Emanuele farà vedere di cantatore, Ugo Celata di Virgilio che vi dico compratelo adesso, no quando costa tre volte tanto, e poi due capolavori dell'arte italiana, cioè questi sono quadri che meritano un museo, il Costuso del 34 e i Rosai del 44 meritano il museo, senza togliere niente alla chicca di Tozzi. Nel frattempo ho saltato Casorati, perché Casorati è stato confermato, quindi è stato ringraziamo amico. ancora il nostro amico. Grazie. Poi al nostro amico. Presentiamo un Depisis bello e un, ripeto, un Sironi meraviglioso. Meraviglioso. Adesso Emanuele approfondirà tutti i quadri uno a uno, ripartirà dalla parete centrale. Allora, eccoci qua, ripartiamo dalla nostra parete centrale e ricominciamo dall'opera di Mario Tozzi, eccola qua, la vedete, Beh, Mario Tozzi che dire un artista assolutamente straordinario, lo abbiamo detto, amico di eh, Modigliani, che ha conosciuto, ha apprezzato e ha, che, sta, che ha influenzato sicuramente la sua, il suo stile, la sua tecnica, il suo modo di eh, fare e lo vediamo, lo vediamo dallo stile eh, della donna, da questa donna, dal collo allungato, questo rosa mozzafiato, davvero molto bello, eh, gli elementi eh, geometrici eh, così in basso a sinistra. È davvero un'opera straordinaria. Stefano, ci fai vedere bene il rosa? Vieni, vieni. Allora. Mario Tozzi, ecco, la vediamo perché, perché avere in casa un'opera del genere? Beh perché ragazzi è davvero molto bella, ha un colore eh, straordinario, un colore mozzafiato, parliamo di un grande artista, eh, un artista assolutamente internazionale e un artista eh, così famosissimo, è un'opera, se vogliamo, anche perché no? Uh, un'opera di design moderna è un'opera del 1978, potrebbe tranquillamente uh, stare in una casa uh, anche sullo stile moderno per creare un contrasto interessante. Guardate la bellezza della, la bellezza della, cornice, della cornice scelta e voluta dall'artista. È davvero un'opera che merita attenzione, meriterebbe di essere vista dal vivo proprio per renderci conto della bellezza, dell'intensità di questo rosa. È davvero un'opera accattivante che, se vogliamo, mia madre è rimasta davvero estasiata dalla bellezza e ha detto, la vorrei a casa, la vorrei qui per averla davvero... In camera e vederla tutti i giorni. È davvero un'opera che merita l'attenzione. Mario Tozzi, testa su fondo rosa. E adesso continuiamo, stiamo ancora un po' su Mario Tozzi, poi continuiamo a ritroso in questo nostro viaggio dedicato ai figurativi top, io intanto vi ricordo che eh, per prenotare la vostra opera, perché parliamo di prenotare, signori, attenzione, qui non c'è nessun impegno, parliamo di eh, scegliere e prenotare la vostra opera preferita, saremo noi, direi all'arte, a portarla. portarla a casa vostra a farvela vedere, a farvela vivere, a capire da vicino la bellezza e poi lì sceglierete se farla vostra oppure se così Faccela riportare qui a casa nostra a Real Arte. Riccardo pronto per tutte le vostre informazioni e curiosità. Ancora un po' su questo straordinario esempio di Mario Tozzi del... Degli anni 1978, 35x27, un olio su tela, straordinario. Adesso ci spostiamo a ritroso e torniamo, eh? torniamo al, a uno dei capolavori eh, di oggi eh, che presenta Real Arte. Questo è Ottone Rosai, è un paesaggio meraviglioso. Perché comprarlo? Senza girarci troppo intorno, senza. Andare eh, troppo a perdersi nei dettagli, vi dico che qui, signori, compriamo la storia assoluta. La storia assoluta è un capolavoro del 1944 e in questi anni Rosai è un Rosai davvero autentico. Eh? Quindi non ci sono tante parole da, eh, da dire. Qui non bisogna convincere nessuno di eh, niente. Parliamo davvero di un capolavoro assoluto, di un capolavoro che merita l'interesse e davvero merita lo sguardo. Ottone Rosai. Campagna 1944, 31,5 per 64,8. Olio su cartone, un'opera che è storia pura, autentica del Prof. Luigi Cavallo su foto, etichetta al verso Città di Firenze, mostra della, della pittura italiana contemporanea in Germania, studio italiano dell'arte presso Palazzo Strozzi. È davvero. Meravigliosa. Guardate la bellezza, l'autenticità di questo capolavoro. Signori, ripeto davvero: parliamo di storia pura. Stiamoci ancora un po', abbiamo la possibilità di telefonare e di chiedere ulteriori informazioni. Ottone Rosai, ma se non lo staccate adesso, Rosai del 44, quando lo staccate un capolavoro di questo tipo qui? Ma non dovete comprarlo, dovete solo vederlo a casa, vi rendete conto che capolavoro che è assolutamente. Io, nella nostra galleria, ne abbiamo venduti tanti. Rosai per me è il più bello che abbiamo avuto, escluso un mastodontico che abbiamo dato a un amico, ma quello era enorme. in l'altra storia. E altri questo è sicuramente mi. E allora, perché non cogliere l'opportunità eh, di prenotare quest'opera fantastica, questo capolavoro su cui stiamo ancora perché davvero è una proposta importantissima eh, che facciamo ai nostri amici di Real Arte, Ottone Rosai. Chiamaci, non, non impegni nulla, ma davvero soltanto per eh, riuscire a vederla da vicino, per eh, così, farvi rendere conto no? di quello che stiamo dicendo. Parliamo davvero di un pezzo di storia dell'arte che non deve mancare. Se ami il figurativo, se ami questi anni, se ami eh, queste opere così belle, importanti, che hanno davvero la capacità di eh, trasportarci indietro nel tempo, non puoi non cogliere l'occasione, parliamo davvero di un capolavoro assoluto di Ottone Rosai del 1944. E adesso, sempre a ritroso nella nostra parete centrale, da un capolavoro all'altro, passiamo a, al capolavoro del maestro. Renato Guttuso, beh anche qui, anche qui lo abbiamo detto, un artista straordinario, dei colori bellissimi, un capolavoro che eh, non può non essere celebrato, che non può non essere apprezzato. E allora attenzione, andate, adesso andremo, ecco, stiamo vedendo bene i particolari, i colori. È un capolavoro assoluto che oggi Real Arte eh, vi propone, è davvero un'occasione, anche veramente lo diciamo per vederlo da vicino, è davvero qualcosa di sensazionale, di esplosivo. Eh, un attimo Emanuele, scusa, un cliente ci chiede di vedere i rosai dietro, perché questo rosai ha fatto una mostra molto importante al Palazzo Strozzi e dietro ci dovrebbe essere l'etichetta. Bene, e poi allora... c'è l'autentica del professor Cavallo. E allora adesso, con attenzione, vado a staccare il Rosai che metto a favore di Stefano. Ecco qua, vedete c'è... Beh ragazzi, qui sto davvero, ho in mano un pezzo davvero di storia. Ecco, vedete la, la firma di Rosai e poi c'è questo numero, 120... Eh, credo che sia il suo, la sua numerazione personale, il suo archivio di opere personale, quindi lui l'aveva così etichettata, numerata al 120. Eccola qua. Andiamo bene a vedere il retro di questo capolavoro. Senza Tempo di Ottone Rosai. Adesso lo mettiamo a posto e stiamo ancora su, sull'altro capolavoro di oggi, il capolavoro di Renato Guttuso. Signori, non servono tante parole, non servono tante parole. Eh, veramente, se si è amanti di questi artisti, di questo uh, periodo, uh, di, di, uh, de, se si è amanti del figurativo, se si è amanti davvero di, dei grandi maestri, di questi capolavori assoluti della nostra storia dell'arte, beh, non si può non restare affascinati, incantati. Colpiti in maniera assolutamente unica dalla proposta di oggi di Renato Guttuso che vi fa realarte. Prenotatela, ascoltateci, è davvero l'occasione, il momento giusto, la prenotate, ve la portiamo a casa, ve la facciamo vedere e poi lì deciderete se farla vostra. È davvero un'opportunità straordinaria. Guardate, guardate bene la bellezza, l'intensità, la forza dei colori, questi colori così intensi, intensi un po' anche come tanto quanto il, il pittore, il maestro Renato Guttuso, qui viene fuori da, queste, da questa esplosività di colori, la sua virtuosità, la sua forza. È davvero un capolavoro unico che vi invitiamo a prendere subito, ora, adesso, in considerazione. Renato Guttuso, Natura morta col bosco, gli anni 1934, 45x55, olio su cartone interato. Adesso voglio, voglio, anche qui voglio rendervi proprio partecipi attraverso i mezzi della televisione, anche della, proprio della magia, perché, eh allora andiamo con attenzione, io ho anche un po' di timore, sono sincero, andiamo a vedere il retro di quest'opera straordinaria di Guttuso. Anche qui eh. ho in mano davvero un pezzo della storia dell'arte che vi invitiamo a conoscere. Come? Lo prenotate, ve lo portiamo a casa noi. Eh? Senza impegno. Vivete anche solo l'esperienza di, di vedere da vicino un capolavoro del genere. Ok, adesso lo rimettiamo con attenzione stiamo ancora restiamo ancora per un po su questi capolavori stiamo ancora su L'opera di Renato Guttuso, non servono tante parole, le abbiamo detto, è eh? davvero un capolavoro straordinario. Vado così a ricordarvi i dati tecnici dell'opera di Guttuso di oggi, Natura morta col bosco, 1934, 45x55, olio su cartone intelato. Eccoci qua. Capolavoro assoluto di Renato Guttuso, che oggi la Real Arte vi dà la possibilità di prenotare e di eh, vederlo direttamente a casa vostra. Saremo noi a raggiungervi, e questo è questo il momento giusto. Adesso stiamo ancora un po' su eh, gli ultimi tre eh, quadri della nostra parete centrale, adesso Ste, Stefano ci eh, farà. Eh, rivedere anche il capolavoro di Rosai, poi torneremo su Mario Tozzi, poi li vedremo anche eh, insieme per eh, capire anche i colori da lontano, insomma come possono anche coesistere il Rosai e il Gottuso, quindi perché no se c'è qualcuno, se c'è che <ride> ha il desiderio la volontà di far suo sia il Guttuso che abbiamo visto poco fa che quest'opera straordinaria di Ottone Rosai beh, eh, sarebbe davvero un unplane eh, diciamolo, abbiamo detto qui parliamo uh, nel caso di uh, dell'opera numero 8 di Renato Guttuso, un capolavoro ma un capolavoro altrettanto straordinario, l'opera di ottone eh, rosai, campagna e poi l'opera numero 10 va un pochettino fuori dagli schemi delle opere sicuramente precedenti, lì stiamo parlando di eh, capolavori su eh, Mario Tozzi, parliamo di un'opera molto bella, molto piacevole, molto godibile, un'opera degli anni eh, 70, siamo nel 1978, un'opera tra virgolette ruffiana di eh, Mario Tozzi. Grande artista marchigiano, il più grande del Novecento, eh, parliamo di un'opera assolutamente eh, godibile e, e piacente, con, lo ricordo, una cornice scelta dall'autore, è l'autore che ha voluto quel tipo di cornice. Questo conferisce all'opera sicuramente un valore in più. Torno velocemente a citarvi Ottone Rosai, l'opera numero 9, l'opera centrale e l'opera numero 8, quindi 8 e 9, i capolavori assoluti di real arte eh, di oggi, li vedete, li vedete qui. Eh? Un rosso straordinario per Renato Guttuso Rosai un paesaggio davvero meraviglioso, un paesaggio di altri tempi. Vi ricordo intanto che eh, vedo molto impegnato, indaffarato, questo ci eh, fa molto piacere eh, Riccardo al centralino e vi ricordo che potete telefonare al numero che vedete in sovraimpressione e eh, prenotare a Riccardo la vostra la vostra opera, la vostra preferita, quella che avete il piacere e avete la eh, volontà di visionare dal vivo, perché di questo stiamo parlando, parliamo di un incontro tra voi e noi della Real Arte che arriveremo direttamente eh, in sede da voi, a casa, e vi faremo respirare, vivere, toccare da vicino, capire la bellezza di due. Capolavori assoluti di, che abbiamo uh, presentato Renato Guttuso e uh, Ottone Rosai rispettivamente al numero 8 e al numero 9 e poi Mario Tozzi. E allora ci arriva proprio adesso una, una notizia che ci riempie eh, di gratitudine, quindi grazie perché abbiamo confermato l'opera di eh, Mario Tozzi e quindi grazie, 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 è davvero una scelta eh, super azzeccata, super giusta. Adesso Riccardo arriverà e il Tozzi eh, prenderà la strada per incontrare, per incontrare il nostro gentile amico che si aggiudica un'opera davvero molto bella. Stiamo ancora un po' su uh, Rosai e su Guttuso perché, perché, perché meritano l'attenzione, meritano davvero di essere visti. Con estrema attenzione e interesse. Oggi il centralino è davvero indaffarato, questo ci fa piacere. Ma non poteva non essere, non poteva non essere così, vista l'importanza, la, la, la bellezza delle, delle proposte delle opere di oggi. Vi ricordo la puntata dedicata ai figurativi, figurativi top. E allora, stiamo ancora un po' sui nostri due capolavori della uh, parete centrale. E allora ancora, ancora sui nostri capolavori. C'è fermento oggi al centralino, ripeto, ma non poteva non essere così. Siamo felicissimi. Una scelta importante, quella di real arte, di eh, proporvi, proporvi questi due capolavori. Eccoci qua ancora, ancora sui nostri due capolavori che vediamo da vicino, che vediamo così, li vediamo in coppia. Andiamo su, torniamo su, su Rosai, questa è un'opera straordinaria ragazzi, l'opera numero 9, Ottone Rosai. Adesso così andremo dentro, guardate, guardate la bellezza, la bellezza, l'autenticità di questo paesaggio, è davvero un'opera, un capolavoro, un capolavoro assoluto. Quindi dentro all'opera, al capolavoro di Ottone Rosai. Signori, non potete non restare davvero affascinati, colpiti, estasiati dalla bellezza di questo paesaggio che Ottone Rosai ci regala. Gli anni, gli anni sono davvero, gli anni giusti. È una meraviglia, siamo nel 1944. È davvero un'opera che deve essere assolutamente vista da vicino. Prenotatela, ve la portiamo a casa dal vivo, la toccate, la vedete. È davvero qualcosa che va vista da vicino. Come non farlo? Parliamo davvero di un pezzo assoluto della storia dell'arte. Un pezzo di storia. Ottone Rosai. Campagna. 1944. Olio su cartone. Le dimensioni 31,5 x 64,8 è davvero un'opera un che sa catapultarci indietro nel tempo e ci fa respirare. La magia, la magia di un capolavoro assoluto, creato, pensato negli anni straordinari di Ottone Rosai, 1944. Eh? Parliamo di un artista davvero uh, unico, straordinario, un artista che ha partecipato al uh, movimento di Marinetti, una, uh, un artista che utilizza una tecnica autentica, una tecnica uh, particolarissima, una tecnica di altri tempi e qui davvero viene fuori la mano di questo artista straordinario, Ottone Rosai. Adesso passiamo ancora, torniamo sul, invece sul capolavoro di Renato Guttuso, altro capolavoro che oggi la Real Arte vi propone. Beh, di quest'opera colpisce praticamente eh, quasi tutto perché parliamo davvero di un mix di colori esplosivi. Una tecnica forte, vigorosa, gli anni giusti, gli anni assolutamente giusti, quelli di Guttuso. Il Guttuso. Del, un Guttuso degli anni 40, degli anni 34, perché siamo nel 1934. Un'opera datata e firmata al verso, un'etichetta della galleria annunciata di Milano o pubblicata sul catalogo generale dei, dei dipinti. Un'opera straordinaria, un artista meraviglioso, Renato Guttuso, capolavoro assoluto che oggi noi di Real Arte vi proponiamo. E allora cosa aspettate? Questo è il momento giusto, telefonate, vi diamo tutte le informazioni, la prenotate, non impegnate nulla pagamento in rate 6 mesi tasso zero oppure in caso, di pagamento immediato, in caso di pagamento immediato, poi al centralino tutte le novità indispensabili per concludere assolutamente una trattativa con un capolavoro straordinario di Renato Guttuso, intanto io stiamo ancora uh, qui vi ricordo l'appuntamento con la replica di domani, sempre dalle 17 alle 19, con Real Arte. E siamo ancora qui, siamo ancora qui ad ammirare, a contemplare, ad osservare nei dettagli le ombre, il gioco di luci, la forza dei colori, l'intensità dell'opera di Renato Guttuso Allora abbiamo una richiesta per il Depisis quindi adesso Stefano ecco, ci raggiungerà e torniamo da questa parte della nostra uh, parete beige la terza dedicata ai figurativi top di oggi e, a gentile richiesta andiamo a vedere e a uh, da ammirare da vicino l'opera di De Pisis, Vaso di Fiori 1952 40x30, tecnica mista su cartoncino. Allora De Pisis è un artista davvero, davvero particolare, un artista particolare, una, una vita purtroppo se vogliamo segnata da alcuni... <ride> Alcuni problemi anche di salute, insomma, si è portato dietro un po' questa, questa sfortuna. Ma uno stile assolutamente riconoscibilissimo. Ecco, lo vediamo nell'opera di De Pisis in questione qui oggi: eh, questi tratti veloci, questi eh, sintetici, questa pittura di De Pisis. Uh, sbavata, tenete presente che è un uh, pittore da, dal carattere cosmopolita, un pittore che ha girato tantissimo e si è lasciato influenzare da, dai, suoi, dai suoi viaggi, un pittore conosciutissimo. Eh? Ecco, i fiori sono un po' uh, il soggetto uh, che torna nelle, nelle, sue, nelle sue opere. Grande esperienza internazionale, due volte alla Biennale di Venezia, personaggio eh, molto eh, particolare, molto stravagante, residente a Venezia in un periodo, aveva, aveva una gondola personale con eh, due gondolieri. Suoi, personali, 24 ore su 24 con lui, questa livrea nera e oro, De Pisis, davvero un quadro che merita interesse. Andiamo, torniamo su uh, Mario Sironi, abbiamo detto la particolarità dell'opera di Sironi che vi presentiamo oggi, un altro capolavoro straordinario è che abbiamo questa luminosità particolare. Adesso ve la facciamo vedere, ve lo facciamo... Vedere da vicino la, differ la differenza tra... tra un quadro dello stesso periodo scuro e un Esatto, un quadro, lo dicevamo grazie al nostro direttore, vediamo la differenza, il quadro dello stesso periodo eh? di Sironi, eccolo, vedete come risulta assolutamente più scuro, stiamoci un attimo, poi andiamo subito sull'opera di oggi, Composizione in Montagne di Real Arte, vediamo quanto sia più... Luminosa? Questo si chiama composizione con figure e montagne. Allora, quello che vi abbiamo mostrato eh, si chiama composizione con figure e montagne. Il nostro, la proposta eh, di Rarte, composizione e montagne. Qui vedete proprio eh, la luminosità dei colori, lo dicevamo anche prima, no? Questa particolarità, questa eccezione per le opere di Mario Sironi. Sicuramente qui parliamo di un'opera tra le più belle degli anni eh, 40 eh, di Sironi. Siamo nella prima metà degli anni 40, gli anni sono perfetti, le dimensioni 60x70. Eh? io insisto, eh, non è che sono un po'. Ma questo è un capolavoro di Sironi, signori. Abbiamo visto un buttolo meraviglioso che adesso vi facciamo rivedere, è Urosa meraviglioso che. Mi trovi solo al museo quei quadri lì e al museo bisogna mettere anche questo Sirone qui primi anni 40, chiaro colorato in un modo, dipinto in un modo eccezionale, tenuto da Dio perché è un quadro che ha più di 80 anni e è tenuto in un modo incredibile la tela integra, tutto bello, tutto perfetto, adesso che facciamo? fra poco lo sposto e lo metto a fianco a, a Rosai Così li Vediamo tutti e tre i capolavori e fattiamo su tefano sul borghese che c'è una richiesta. E allora andiamo mentre Stefano ci regala questa carrellata, andiamo noi intanto allestiamo il la nostra parete centrale perché abbiamo, poi lo vedremo tra poco. Abbiamo spostato il capolavoro di Mario Sironi. Torniamo per un attimo su Borghese che è eh, una richiesta, quindi andiamo un po' a scoprirlo maggiormente. Beh, eh, devo essere sincero, questo è un quadro che eh, a me piace tantissimo, mi piace tantissimo perché è un quadro eh, molto divertente, molto allegro, dai colori assolutamente accesi, molto vivi. Ecco, qui eh, l'abbiamo detto in apertura, qui Borghese eh, trova, riesce a raccontare la società, appunto Borghese, e non è un eh, gioco di parole, e lo fa cercando una chiave eh, satirica, una chiave sarcastica, ecco, meglio, eh, per raccontare questa quasi questa alienazione eh, della società Borghese, ma è uno stile che lo caratterizza e che crea questo... Parallelismo con, eh, con artisti insomma del calibro di Gross, di 8 Dix E eh, siamo lì, siamo lì E questa è davvero un'opera eh, davvero straordinaria Andiamo, andate a vedere proprio eh, così La particolarità, i dettagli Queste mani più grandi, l'abbiamo detto questa, eh, Questo gioco tra le stature di questi eh, borghesi Che magari stanno uscendo, si stanno recando Perché no? A teatro, i colori molto accesi Ecco, è, uh, siamo all'interno con quest'opera di praticamente una maschera, una maschera sociale, una maschera sociale appunto uh, raccontata in chiave, uh, in chiave uh, grottesca. Questo è un artista davvero conosciutissimo, ha esposto nelle maggiori gallerie in Italia, all'estero, borghese, cioè parliamo davvero di qualcosa di. Uh, Molto interessante, di molto bello. Qui il prezzo è davvero, anche lì, è un prezzo molto interessante. Dimensioni importanti, 70x50. È davvero un'opera che mette gioia, dai, mette gioia, mette allegria, colora l'ambiente e lo fa in maniera autentica, straordinaria. Lo stile è quello di Borghese, l'abbiamo detto, questo stile che diventa quasi una narrazione ironica. Se vogliamo, del mondo che eh, ci circonda, è un concetto degli anni di fine Ottocento che viene riportato agli anni 70. Vorrei fare un'eccezione e vi dico il prezzo del borghese. Ah, a sorpresa. beh, allora, descritto molto bene da Emanuele, il quadro è veramente bello perché borghese è molto, sono tutti simpatici i quadri di borghese. Questo è particolarmente bello, una bella misura, che adesso Emanuele vi ricorda, costa 6.000 euro, quindi potete pagarlo in sei rate, 1.000 euro al mese, tasso zero. 6.000 euro, poco più di un pittore locale emergente. Eh sì, è proprio così e allora stiamoci ancora un po', Franz Borghese, le misure 70x50 sono misure davvero importanti. C'è una, una richiesta per il quadro di Franz Borghese e allora forza io tifo per questo amico che ha voluto eh, così conoscerlo più da vicino e eh, dico che è uno dei miei quadri preferiti. Quindi è davvero molto molto simpatico e divertente. Stiamoci ancora un po'. Eh. Eh, ecco, tenete presente che è davvero un artista conosciutissimo, conosciutissimo, era presente in tantissime case negli anni Ottanta, faceva perché no, possiamo dirlo, eh, tendenza sicuramente. Un'opera molto divertente. È un artista che è entrato nell'immaginario eh, collettivo. Poi c'è questa esplosività di colori che salta davvero subito all'occhio, è davvero il primo quadro che così entrando eh, mi è saltato all'occhio, non poteva non esserlo, è davvero un'esplosione un di colori molto accesi, molto vivi, i rossi, i contrasti molto forti. Guardate l'occhio del, del, del cane, un Doberman probabilmente, anche lì no? a passeggio con un cane che non sembra proprio mite, è eh? un cane insomma che sembra più eh, aggressivo che eh, coccoloso, se vogliamo utilizzare il termine <ride> giusto, sembra molto più aggressivo questo, questa... Eh. Così gira la sua testa quasi a 180 gradi, guardate l'occhio pallato <ride> del cane, divertentissimo, davvero divertentissimo, davvero uno stile, lo ripetiamo, ironico, raccontare la borghesia in maniera non per denuncia, ma semplicemente in chiave grottesca, raccontare la maschera della borghesia di fine Ottocento, riportata però negli anni 70, Franz Borghese anni 80 circa, 70x50, olio su tela. Adesso facciamo vedere questa carta di Guttuso, carta sì. intelata, archiviata, ci tengo a dirlo, archiviata, molto simpatica, con un prezzo chiaramente abbordabile. Sì. Beh. È, è un guttuso proprio tipico degli anni 70. Assolutamente, è un guttuso molto diverso da quello che abbiamo eh, visto prima, qui parliamo di eh, un'opera che è stata realizzata negli anni della dolce vita romana, ecco una dolce vita romana che Guttuso, eh, perché no, quasi in una seconda vita se vogliamo, ha vissuto, ha eh, conosciuto, ha apprezzato, poi diciamola tutta, ora eh, è una vita che a lui piaceva tantissimo, ci stava dentro e ci stava dentro alla grande e lo vediamo dalla scelta di, così, di uh, regalarci proprio questo istante, quasi un frame, un momento chiaro, preciso che segue, che ne segue un altro uh, di piacere. E lo vediamo da queste da queste forme gentili che regala alla, alla partner di quest'uomo uh, che Dopo aver vissuto un momento di piacere intenso, così vive l'attimo, l'istante che riesce Guttuso a raccontarci. Sta fumando, sì, è il momento proprio dopo... Esatto, stavamo vedendo un video prima e in un 10 minuti di video abbiamo visto 5-6 sigarette, una dietro l'altra. Adesso finiamo oggi l'ultima mezz'ora. Nel museo di Real Arte. Quindi andremo a vedere il Guttuso, i Rosai e il Sironi. Anni 30 il Guttuso, anni 40 il Rosai, anni 40 il Sironi. Il Guttuso pubblicato a catalogo generale, anni 30. Il Rosai, autentico del professor Cavallo, ha fatto mostra, una mostra importantissima al palazzo Strozzi. Dietro al Guttuso troviamo le etichette delle gallerie che l'hanno rappresentato in particolar modo nel periodo milanese la Galleria Annunciata, l'etichetta del Palazzo Strozzi nella opera di Rosai e poi il grande, grandissimo, bellissimo Sironi, sempre degli anni 40, archiviato nell'archivio Sironi. Quindi tre pezzi da museo potrebbero stare in qualsiasi museo italiano. Questo non ci piove. Cottuso degli anni 30, Rosario degli anni 40 e Sirone degli anni 40. Adesso Manuele vai avanti e finisci la puntata su questi tre. Eh sì, beh, eh, ha davvero detto quasi tutto il, il nostro direttore. Beh ragazzi, qui stiamo parlando, possiamo dirlo, possiamo metterci comodi, tranquilli e sereni nel... Eh, farvi presente che qui parliamo davvero, in questo, in questo quadro che eh, così mette insieme queste opere eh, bellissime, parliamo davvero di storia dell'arte pura. La prima che vedete sulla destra è un'opera straordinaria di Renato Guttuso, questo artista meraviglioso siciliano nato a Bagheria, abbiamo, abbiamo visto. Poc'anzi un'opera totalmente diversa, qui siamo negli anni davvero giusti, gli anni eh, 1934, questa è un'opera che, abbiamo detto, straordinaria. Cioè qui l'artista l'ha eh, pensata, l'ha disegnata, l'ha realizzata a soli 23 anni. Parliamo davvero. Approfondiamo nell'opera, per favore. Di storia dell'arte. Adesso andiamo, Stefano torna, eh? ci fa tuffare all'interno proprio di questa opera davvero magnifica, questo capolavoro sensazionale di, di Guttuso. Ecco, ma guardate, io vi invito a eh, guardare, osservare, a percepire, proprio anche attraverso il video, se riuscite i colori eh? davvero intensi, davvero davvero forti, un po' come il carattere, il temperamento di Guttuso, un artista virtuoso, un artista istintivo, un artista veramente forte che ha raccontato attraverso le sue opere la realtà dell'uomo. E eh sì, perché diceva che la pittura doveva servire alla realtà. E la realtà doveva servire alla pittura in questo connubio, questo connubio importante, questo scambio no? tra la realtà, l'arte, la pittura. E lui lo fa in maniera straordinaria, qui siamo davvero negli anni giusti, senza nessuna esitazione, timore o incertezza, noi dire all'arte vi assicuriamo, qui è davvero più che una proposta. Qui parliamo di una consulenza, una consulenza, un, è un investimento straordinario, meraviglioso, cioè un capolavoro che potrebbe così arrivare direttamente a casa vostra senza impegno, lo ricordiamo, e sono opere importanti, le si vede da vicino. Ma bisogna vederla da vicino perché altrimenti il rosso non lo vedete. Assolutamente. In televisione sembra un Bordeaux. Mentre è rosso acceso la parete dietro. Poi abbiamo la, la bottiglia che è bordò, ma perché il vino è rosso. Poi c'è una caratteristica che non abbiamo detto, il drappo. Il drappo ondulato è una cosa che il maestro si porterà poi in, altri, in altre opere degli anni successivi. Non ne abbiamo avuta una, perché? ma lui ha fatto delle opere con le uova, con, con le nature morte di altro tipo, con questo drappo. Questo è il drappo che lui ha pensato quando era giovanissimo e poi se l'ha portato avanti. Qui c'è tutto tutto. Sì, abbiamo detto, è un'opera che ha fatto da uh, giovanissimo, 23 anni, quindi davvero i primi passi, e quindi c'è davvero l'essenza di questo artista. E lo vediamo, lo percepiamo. Qui ci fa respirare, veramente ci fa vedere uno scorcio, un momento, un, proprio un angolo. Un angolo autentico della sua terra, della meravigliosa Sicilia che io adoro. Ma il periodo che ha fatto questo quadro era a Milano, Guttuso. Ma chi l'ha esposto? La più grande galleria di Milano, la Galleria dell'Annunciata, dietro c'è l'etichetta. Cioè, non era una galleria qualsiasi. Per esporre in quelle gallerie lì addirittura dovevi pagare, non. Che ti facevano comprare e compravano il quadro. L'hanno esposto in un... e questo è significativo, cioè, questa è storia. Non voglio dilungarmi. Assolutamente, parliamo di un capolavoro che è un pezzo di storia. Lo abbiamo visto, lo abbiamo girato. È davvero qualcosa di meraviglioso. Una, davvero un consiglio di real arte, il consiglio di real arte di oggi. Renato Guttuso, Natura morta col bosco, 1934. 45x55 sono le dimensioni di questo capolavoro straordinario, olio su cartone, intelato, un'opera Datata firmata al verso, abbiamo detto poc'anzi, etichetta della Galleria Annunciata di Milano, pubblicata su Catalogo Generale dei Dipinti. Dei Facciamo vedere, eccolo qua, aggiungo. aggiungo Stefano, per un attimo andiamo a vedere, allora, eccolo qua, vedete, adesso lo apriamo ed eccolo qui. Parliamo davvero di un capolavoro assoluto che vi invitiamo a vedere da vicino. È davvero qualcosa di straordinario. Ci stiamo ancora un po' e poi passeremo all'altro capolavoro di oggi. Tre i capolavori assolutamente li abbiamo visti in panoramica prima, adesso da Guttuso passiamo, torniamo. all'opera di Ottone Rosai. Assolutamente. Beh, questo è davvero anche qui un artista straordinario che ci regala questo, questo paesaggio meraviglioso, una tecnica, una tecnica di altri tempi, lo abbiamo detto, lui eh, così aveva un suo preciso metodo per mescolare il colore, eh, lo utilizzava eh, questo lattice di fico per, che faceva da collante, e questo poi viene fuori, non a caso, insomma viene fuori questa, questo amore, questa passione nel raccontare, nel raccontare anche qui la realtà attraverso... Attraverso i paesaggi, in questo caso un paesaggio straordinario, ma insomma in generale anche le nature morte, ricorderete di Rosai, le composizioni con figure, questo è davvero un capolavoro assoluto. Ed è del 1944. Quindi, direttore, anche qui parliamo di anni straordinari, cioè storia dell'arte pura. Assolutamente. Poi c'è da dire che l'uscita del catalogo generale ha... Eh, Allora tenete presente, stando su l'opera di Ottone Rosai, che eh, Palazzo Strozzi ha dedicato una esposizione, una, eh, una mostra a eh, Rosai, è davvero qualcosa di prezioso, di eh, straordinario. Andiamo adesso torno a farvi vedere il retro perché è davvero. Molto bello perché vediamo l'etichetta. C'è la firma del, dell'artista, vedete lo sai, e poi c'è questo numero che l'abbiamo detto. È probabilmente una sua numerazione personale dell'opera. Ecco, 120. Sembra davvero di eh, tornare indietro nel tempo. Spassiamoci ancora un po'. Eccoci qua. Vediamo, mi avvicino un po'. Un'opera straordinaria, un capolavoro meraviglioso di ottone rosai. Squistiamo ancora un po'. Questo, questo paesaggio davvero straordinario che ci regala Rosai. Vi ricordo le caratteristiche tecniche e vi invito assolutamente a prenotare questo capolavoro, è davvero un'opportunità straordinaria. Per, semplicemente per vederla da vicino. Poi deciderete in tranquillità, con la massima serenità, se tenerla con voi a casa vostra. Le caratteristiche tecniche, l'anno eh, 1944, lo ricordiamo: 31,5 x 64,8 olio su cartone. Ecco, la vedete in basso a destra c'è, si vede bene la firma di Rosai con l'anno 1944. Non ci sono tante parole che possono... arricchire questa nostra proposta. Eh, è davvero, parliamo eh, di storia dell'arte allo stato puro, parliamo di eh, una magica, un magico uh, tuffo nel passato che, il, che questo artista meraviglioso che è Rosai riesce a farci vivere. Sembra un quadro di, un, di uno dei più grandi impressionisti francesi, non ci piove, eh, ma ripeto, Palazzo Strozzi non fa le mostre a chiunque e non sceglie le opere qualunque. Questa mostra di Palazzo Strozzi è molto indicativa per questo pezzo. Ce ne sono altri che chiaramente hanno fatto la stessa mostra. Questo qui è uno dei più belli, senza dubbio. E una mostra dedicata a un maestro che si è espresso fino agli anni 50 chiaramente, che poi ha avuto una morte precoce, ma negli anni 40 ha dato il meglio, questo è, è indubbio ha dato il meglio. Dei rosai che abbiamo venduto, ne abbiamo venduti tanti, escluso un'opera che era enorme, quindi era quasi due metri d'altezza e un metro e passa di, di larghezza, delle altre questa è sicuramente la più bella e la più preziosa. Questo non ci piove. Guardatela bene, guardatela a casa che la vedrete meglio. Questi tre sono quadri, tutti e tre, Guttuso del 30, Rosai del 40 e Sironi del 40 che adesso rivedremo, sono quadri da vedere a casa. Eh sì. E quindi stiamo ancora un po' qualche istante su questo capolavoro di Rosai. E poi passeremo all'opera di Mario Sironi che abbiamo visto e abbiamo eh, così spostato, l'abbiamo eh, messa vicino, perché di fatto è un Assoluto capolavoro, anche quello di Mario Sironi l'abbiamo messa vicino al Rosai, proprio anche per poi magari lo, eh, lo rivedremo, li rivedremo ancora eh, tutti insieme. Ecco, è chiaro che eh, averli davvero tutti e tre beh, sarebbe un davvero un amplin assolutamente eh, straordinario. Perché no? Perché no? Noi di Real non smettiamo di consigliarvi delle, delle opere straordinarie, oggi la eh, puntata dedicata ai figurativi. Top. Adesso passeremo all'opera di Mario Sironi che vi abbiamo raccontato anche prima, ecco la vediamo, un'opera molto bella, molto eh, particolare. Perché? Perché... È, ha un'eccezionalità, cioè abbiamo detto, è un'opera di Sironi assolutamente luminosa, assolutamente luminosa ad eccezione di tante altre, delle altre che sono più scure. Ecco, attenzione perché qui abbiamo detto, siamo negli anni davvero. Uh, perfetti perché tenete presente che uh, le opere più belle di Sironi sono quelle degli anni 40. Qui siamo praticamente nella prima metà degli anni 40 e è un'opera che ha dimensioni, capolavoro anche qui, un'opera che ha dimensioni importanti, parliamo di un 60x70, è davvero un, anche qui un pezzo, un pezzo di storia una delle opere tra le più belle del maestro sironi appunto de, degli anni 40 scusa Emanuele c'è una richiesta sul gottuso sì. anche perché un cliente ci ha fatto notare che in altre reti ci sono dei gottuso degli anni 60 70 che non sono assolutamente paragonabili con questo beh allora ringraziamo questo nostro Così amico, ma ci teniamo a ricordare che qui parliamo di un Guttuso del 1934. Quindi c'è una differenza forte, una differenza sostanziale che ci rende fieri oggi di farvi questa proposta qui a Real Arte. Perché questo è un capolavoro che Guttuso ha realizzato all'età di 23 anni. Senza togliere la bellezza anche degli, delle opere di anni certamente. 70, ce l'abbiamo anche noi, quindi non è che certamente, questo certamente. è un capolavoro. Questo però per far capire che qui eh, stiamo ah, affrontando davvero un pezzo, l'abbiamo detto ampiamente un pezzo della storia dell'arte. L'abbiamo detto è difficile eh, mh, trasmettervi e comunicarvi eh, la forza, l'esplosione la virtuosità dei colori utilizzati da, eh, da Guttuso in questa opera. È difficile, ma potete vederla dal vivo. Potete vederla dal vivo, ve la portiamo a casa. La vedete da vicino, la scegliete. Guardate, guardate la bellezza. Qui viene fuori tutto assoluto il carattere di, eh, di Renato Guttuso. Questa è un'opera con etichetta della Galleria Annunciata di Milano, pubblicata su Catalogo Generale dei Dipinti. L'abbiamo vista anche prima, insomma, parliamo davvero di anche qui. L'avrò detto tantissime volte oggi, ma continuo a ripetere e a sottolineare il fatto che stiamo parlando di veri e propri capolavori. Guttuso. Natura morta col bosco, 1934, 45x55, olio su cartone interato. Che altro dire? Beh, io lascerei parlare ancora per un po' le immagini stando su questa opera meravigliosa. allora, adesso vogliamo così concludere o vivere eh, gli ultimi minuti della nostra, della nostra diretta di eh, oggi pomeriggio, restando ancora per un po' sui eh, nostri punti di diamante, sui nostri capolavori di oggi, Renato Guttuso e Ottone Rosai. E allora, eh, così. Lasciamo la macchina lì, lasciamo l'inquadratura qui perché per un attimo vi facciamo come entrare all'interno di un museo. Ecco, è come davvero aver staccato un biglietto ed è come così vivere la parete di, di un museo tra i migliori, perché qui si parla di capolavori di storia dell'arte. Allora io vi saluto e volevo consigliare queste due opere, quella di Rosai e di Guttuso, che sono due opere storiche, ai, ai clienti importanti, ai nostri amici che si occupano di arte come noi, a Francesco ad esempio. A Mirko, a Martin, a Germano, queste sono opere che nelle loro collezioni sarebbero alla grande, perché sono opere storiche. E sono quelle opere che io vi dirò sempre, che se fra un anno vi siete stufati e volete cambiarle con qualcos'altro non perdete nemmeno un euro. Grazie e buonasera. E allora, siamo arrivati davvero alla fine di questo nostro viaggio. Io eh, vi ricordo l'appuntamento per domani con la replica dalle 17 alle 19. Real Arte vi ringrazia, vi saluta e vi dà appuntamento sempre qui alla prossima settimana per un altro straordinario viaggio nella nostra galleria. Ciao a tutti e buon fine settimana.